Qualcosa di bello. Il giorno che il bidello scoprì la cosa brutta sul muro del bagno, tutte le ragazze della classe del prof Gilbert furono chiamate nell'ufficio della preside. Lei ci domandò se ne sapessimo qualcosa. Alcuni di noi risposero: "No, preside". Altre abbassarono lo sguardo, fissando il tappeto. La preside Martinez ci scrutò una a una. Era molto seria, ma sembrava anche molto dispiaciuta. Poi disse, con tono calmo ma deciso: "Cose simili non saranno tollerate nella nostra scuola". Abbiamo tutte iniziato ad agitarci. Ne volevamo sapere: "Che cos'è questa cosa brutta? Chi è stato? E che cosa succederà dopo?" La preside disse che nessuno aveva il permesso di usare quel bagno, ma dopo pranzo Yoko è scappata via di corsa e Tina, Emma e io le siamo immediatamente andate dietro. Ridacchiando, siamo entrate in bagno e abbiamo chiuso la porta. Poi, in silenzio, abbiamo iniziato a guardarci intorno, cercando di sopra, sotto, ovunque, fino a quando non l'abbiamo vista. La cosa brutta. Io sono rimasta a bocca aperta. Tina si è voltata ed è corsa via. Yoko ha dato un calcio fortissimo a un armadietto, tanto che il rumore ci ha costretti a coprire le orecchie. Emma è scoppiata a piangere. Il giorno seguente la porta del bagno era chiusa a chiave. Le femmine dovevano salire a quello del secondo piano. Perché i maschi hanno la vita facile? Pensavamo noi. E poi la preside, come fa a sapere che è stata una femmina? Un maschio potrebbe essersi intrufolato in bagno di nascosto. Ognuno di noi scrutava i compagni e le compagne di classe e ne studiava i volti per vedere chi potesse avere un'aria colpevole. Cercavamo tutti di ricordare chi fosse andato in bagno e quando, ma in fondo volevamo solo sapere chi l'avesse fatto e perché. Tutti a scuola ormai sapevano cosa fosse la cosa brutta e tutti ci stavano malissimo. Anche a casa sapevano tutto, perché la preside aveva telefonato a ogni famiglia. I genitori bisbigliavano fra loro, ma non appena arrivavamo noi calava il silenzio. E la mattina alcuni di loro, prima di salutare i propri figli, li abbracciavano a lungo, troppo a lungo. Ci mancava la leggerezza dei giorni prima che la cosa brutta apparisse. Dopo tutto era diverso. Alcuni di noi erano preoccupati, altri confusi, altri ancora tristi o arrabbiati. Nessuno rimase indifferente. Non so perché, ma forse eravamo diventati anche più cattivi, come quella volta che siamo scoppiati a ridere quando David era inciampato mentre andava a temperare la matita. Un giorno la preside Martinez ci radunò tutti in palestra perché voleva comunicarci una cosa importante. Ci rassicurò e ci disse, con la voce che gracchiava dal microfono, che ognuno di noi era speciale, che la nostra scuola era speciale. E che sapeva lei, più di chiunque altro al mondo, che eravamo persone gentili, anche se a volte lo dimenticavamo. Ci disse che lì non c'era posto per la cosa brutta e che era arrivato il momento di reagire. Gli insegnanti consegnarono ad ognuno di noi una coccarda con i colori della nostra scuola. "Per ricordarci chi siamo", disse la preside. Ritornando nelle aule, ci sentivamo tutti più orgogliosi, parte di qualcosa di importante. In classe il prof Gilbert si sedette in cerchio con noi. I suoi occhi brillavano mentre ci diceva che aveva un gran progetto, un progetto artistico a cui tutti potevano partecipare. Quando i maschi entrarono nel bagno delle femmine, ci è sfuggita qualche risatina, ma il prof Gilbert disse che andava bene così, perché nel progetto erano coinvolti tutti. Poi abbiamo iniziato a dipingere quel muro, senza fermarci un attimo. Ognuno di noi era libero di aggiungere ciò che voleva. Matteo disegnò fiori, Paloma disegnò draghi, Kai disegnò entrambi, oltre a cani, un arcobaleno e molte persone sorridenti. Tutta la scuola partecipò alla realizzazione di quel murale. Alla preside piacque così tanto che ci permise di continuare il lavoro un pezzettino al giorno, fino a quando il muro non fu quasi completamente ricoperto. Non riuscivamo a credere a ciò che avevamo realizzato. Poi però tutto ci tornò in mente.
Abbiamo chiesto al prof Gilbert se la cosa brutta fosse ancora lì. Ci disse di sì, che da qualche parte nel profondo c'era ancora, ma noi l'avevamo cambiata. L'avevamo cambiata quando avevamo dipinto quel muro con la nostra cosa bella. Abbiamo riflettuto sul nostro lavoro e scritto poesie su ciò che avevamo vissuto. Abbiamo scritto di come nei nostri disegni ci fosse più verde che grigio, più sole che nuvole. Poi abbiamo scritto del mondo di fuori, di come ci sia più bene che male, più amore che odio. Ora siamo migliori di come eravamo prima. Per la prima volta, David è riuscito a leggere una sua poesia a voce alta in classe. Alcuni sorridono e annuiscono, altri si sporgono un po' più avanti per non perdersi neanche una sillaba. Altri ancora chiudono gli occhi e si lasciano travolgere dalle sue parole. Ci siamo presi il tempo necessario per guardarci negli occhi, gli uni con gli altri. Ora vediamo tutti qualcosa. Qualcosa di bello.